il plagio, secondo me, è contrario alle regole del galateo. Totalmente, credo di sì, sì, è anche anzi un atto vile. Vile, 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 vile. Lo possiamo chiedere però al finalmente trovato, sì, la Pomazza Fontana. Bonjour. Bonsoir. Il plagio è un atto veramente deprecabile. È deprecabile. Sì, anche se in certi casi è sempre meglio fare un plagio carino di lusso che produrre in proprio una boiata. Ecco, questo lo possiamo dire. Però naturalmente, oppure sarebbe meglio dire, nel caso per esempio del pezzo proposto, che sarebbe meglio sentire un'altra roba. No, sei un mostro, sei un mostro, Lapo. Allora, scusa, Lapo. Però posso dire che l'eleganza con cui, ha stroncato il pezzo, devo dire, piace. È magister. Bravo, bravo, professor. Senti, Lapo, allora abbiamo un argomento secondario che è il galateo. Sì. È un argomento primario che è l'operazione Panza. Che è la panza. Ecco, io direi, cominciamo col galateo, ma si renda conto che comunque bisogna un pochettino sacrificarlo, eh? Ma la panza è di per sé stessa un argomento di galateo, potremmo dire, nel senso che si sa che c'è il vecchio detto homo de panza, homo de sostanza, che naturalmente ci salva tutti quanti noi, diciamo, dal confronto con i famosi six pack o eight pack, che voglio dire, che tentano inanemente di rubarci il pubblico femminile. Certo, tra l'altro salvano anche dall'uso corretto della grammatica italiana. Con inanezza. Inanità, sì. non sappiamo. Ci ho detto, poi introdurremo anche, oltre alla panza, il concetto fondamentale di differenza tra sinestesia e antifrasi, concetto sul quale potremmo campare per anni. Adesso la lanciamo lì perché è un po' troppo cervellotica, ma sappiano i nostri amati radioascoltatori che noi escerpiremo l'antifrasi e la sinestesia per i prossimi 6 mesi ogni giorno con un programma apposito condotto da Facchini e Diegoli, sì, che dura 4 ore. E Sherpo noi presenti. Sì. Sherpo noi presenti. Comunque 4 ore dalle 4 ore sono troppe, non posso, dalle 2 alle 6 forse. Del mattino. Lo faremo. Ci ho detto, l'uomo de la panza è una grande battaglia di civiltà. Dimmi una roba, ma di cosa parliamo? Come il galateo insegna la storia? Il galateo insegna la storia della panza su un personaggio non del passato ma del futuro, ovvero Jabba the Hutt, che è l'incubo di tutti noi, che ci viene un leggero tessuto adiposo. Allora, sì. Jabba the Hutt, ricordiamolo, ricordiamo, è il personaggio viscido e francamente sovrappeso di 4-5 tonnellate almeno, tutto codone, che parla in maniera inenarrabile in particolare il Ritorno dello Jedi, l'ultimo della prima trilogia di Guerre Stellari, esatto, e che tiene un'unica volta sexy nella sua vita, principessa Leila, sì, al guinzaglio, incatenata. E le dice delle famose parole: fermo lì, chiude un attimo. Ma che cazzo si è preso? Non lo so, forse sta prendendo delle medicine per aiutarsi nell'operazione panza. Va bene. Ho sciolto il panettone nell'MDMA. Ah, che meraviglia, e ne abbiamo fatto. Però che cosa succede nel caso di Jabba? Che credo anche lui assumesse delle droghe, perché mangiava quelle specie di ranocchietti che erano già un po' psichedelici, ve li ricordate? Ah, sì, certo, perché erano anche vive. Erano anche vive, perché avevano un'aria un po'. E poi c'aveva quell'altro ranocchietto a fianco, che era un po' tipo i vecchietti del Muppet Show, no? Un po'. Beh, in effetti, un po' i pupazzi di inizio anni '80. Di Guerre Stellari ricordano in qualche modo il Muppet, o comunque quel marionettismo di quell'inizio decade. Sì, che fra l'altro io ci ho campato per anni con una vecchia battuta dei due vecchietti, che erano quelli che stavano sul palco. Sì, sì, che ce n'è una geniale, niente, che si può sempre applicare, la volete sapere? Sì, io non credo che avremmo, anche se partisse un coro di no, sai che anche se partisse un vaffanculo, probabilmente lo vorremmo sentire lo stesso. No, cioè probabilmente saremmo costretti. Io invece un bell'addio più. Dai, non fare il solito. Guarda che il permalosismo non è galateo.
Abbiamo usato il condizionale poi, quindi dai, cos'è la battuta? Questa, no, beh, era classica, c'era loro e dicevo, ma questo spettacolo mi ricorda i Ravanelli, ma perché non mi piacciono i Ravanelli? Un classico proprio, dove si mettevano a ridere sapidamente. Certo, tu praticamente hai campato per anni con queste cazzate anziché lavorare. Beh, gente che ha sempre lavorato. Vabbè. Ma senti, Giappa, col Galateo, che cosa c'entra? Allora, direi che tenere il guinzaglio obtorto collo una principessa, ancorché della ribellione, non è Galateo. Provo un altro. Decorare la propria magione con ulteriori ribelli intrappolati nella graffite. Nella graffite, o carbonite in inglese, è veramente squallido. Allora, facciamo così, giriamo il concetto. Trova un esempio nella storia di Jabba the Hutt in cui si è comportato secondo le regole del Galateo. Ma glielo dico toto cielo, caro sodale collega, il fatto istesimo di tenere la personaggia al guinzaglio con quell'outfit super porno che tutti noi all'epoca ci ha fatto stoccacciare. Stessa Leila era un'icona sexy per definizione, soprattutto perché era vestita come una suora delle mantellate, mentre invece nella terza saga della trilogia viene su sta fica Lucia. Lapo. Sì. Dai. Lapo. È l'altra metà del Toto Cielo. Cioè, Lapo. Ma, no, possiamo dire una cosa? Non lo so. La principessa Leila, oltre a essere carina, era anche Carrie Fisher, famosa attrice, figlia, perché poi era già famosa perché era la fidanzata di John Belushi nei Blues Brothers, quella che gli scarica il caricatore dell'M16, quella delle cavallette, per cui era un mito, ma lei era famosissima a Hollywood per essere una femme perdue, per essere una donna completamente in balia dei vizi e del sesso e come tale il fatto che interpretasse la principessa Leila, e per cui questa figura virginale l'aveva posta ancora di più come mito della Hollywood di immaginiamo la Hollywood della fine degli anni 70, ragazzi, c'è tanta roba, chissà che cosa succedeva. Tanta roba, nel senso proprio di roba con due B. Un po' in generale. Vediamo se ho capito. In questo caso mettere una persona che ha la fama di femmina perduta a rappresentare un personaggio, come dici tu, etereo, virginio, molto candido, rappresenta il fascino dell'ossimoro, della contraddizione, un po' come prendere un porco e un cretino a fare lezioni di Galateo. Ho capito giusto? Questa trattasi di antinomia e non di sinestesia, appunto, o di quasi antifrasi. Vede che lei è sempre preparato. Io sarò preparato, ma la vedo un po' in difficoltà e lo capisco quando esonda di paroloni. Allora, non è la parola giusta, non è preparato, è un quasi sinonimo, è fatto. Ok? Invece di fatto. Certo. Vabbè, leggiamo un paio di il facco quotidiano. Naturalmente lei diventa nell'ultima saga, diventa invece questo oggetto del desiderio, sinuosissima, ricordiamocelo, quasi sdraiata sulla panza di Jabba. per cui c'è anche questa cosa un po' carnale. Lapo. Però ovviamente tutti gli altri che noi ci identifichiamo tendenzialmente magari in Han Solo o in Luke Skywalker piuttosto che in Jabba, volevamo invece che lei si ribellasse a queste attenzioni un po' oleose del Jabba, tant'è vero che come va a finire? Che lo strozza. Lo strozza, esatto. Lo strozza con la sua medesima catena. E direi che come paragone con l'attuale maestro di Galateo ci può stare, solo che saranno le ascoltatrici, in primis, e gli ascoltatori giustamente offesi dal contenuti delle sue asserzioni a strozzarla, spero non solo virtualmente. Fermo lì, perché come sempre arrivano, e devo dire toto cielo, sono stuporoso nel leggerli, dei commenti quali Lapo for President, Lapo cancelliere, e poi un'ascoltatrice anonima che scrive:
L'Apo mi sa che mi sta frequentando troppo. Firmato un'ascoltatrice anonima che sta frequentando troppo l'Apo. Allora, in questo caso spero di non fare la fine di Giabba, anche perché nonostante voglio dire l'impegno che ci abbiamo messo io e Diego lì, non tanto forse il Facco che è più magretto di costituzione, noi abbiamo intrapreso un percorso per passare da Giabba a Han Solo e chiediamo per cui il contributo delle ascoltatrici, perché si sa che la frequentazione femminile aumenta il metabolismo e fa dimagrire. Per cui sappiamo, per cui è sempre lì che vuole arrivare. No, Lapo, basta. Arrivederci. Lapo, ci vediamo domani sera. Ciao. Nel solito posto. Ciao. In quel parcheggio dove ci si piglia bottigliate in testa. Sì, ma lui però fa la bottiglia. No, lui fa il mirino della parte dove ci si allena.